viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando da parte di Monica Celegato. Anche oggi si parla di un posto incantevole davvero. Prima però di presentarvi il nostro graditissimo ospite di oggi, vi ricordo il sito che è www.viaggiandoinradio.it, dove riascoltare le nostre trasmissioni e dove trovare un sacco di utili informazioni. Adesso ve lo presento, lui è vice sindaco, è assessore al turismo ed è presidente del consorzio turistico Asiago Sette Comuni ed è il dottor Roberto Rigoni. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Intanto grazie dottor Rigoni per aver accettato di fare quattro chiacchiere con noi per parlare di questo posto incantevole, come accennavo, che è appunto Asiago, che è l'altopiano dei Sette Comuni. E dovevamo parlare di una manifestazione che si è appena celebrata, se vogliamo, tra virgolette, proprio in questo fine settimana, dottor Rigoni. Certo, ecco. Quest'anno noi abbiamo valorizzato il rapporto con il Consorzio di tutela del formaggio Asiago, che è una produzione agroalimentare determinante per il territorio, e abbiamo allestito questa manifestazione, questo evento dedicato alle produzioni delle nostre malghe. Abbiamo una grandiosa storia agroalimentare che ha tratto origine proprio dal lavoro che veniva svolto quindi da questi contadini, quindi nelle nostre montagne, quindi quando andavano all'alpeggio. Certo. È una circostanza per noi importante che abbiamo voluto valorizzare come sintomo della grande integrità del nostro ecosistema e di quanto questo sia da valorizzare anche in chiave di particolarità dell'offerta turistica. Cioè, sì, credo di sì, anche perché insomma fiore all'occhiello dell'Italia nel mondo è anche proprio il formaggio Asiago, suppongo proprio insomma apprezzato e conosciuto ormai in buona parte del mondo. Però so, dottor Rigoni, che ci sarà un'altra manifestazione dove il protagonista sarà sempre il formaggio Asiago, no? Sì, noi quest'anno realizzeremo la prima edizione della Notte dell'Asiago che si terrà il 6 di agosto, dove creeremo le condizioni per poter far conoscere ai nostri ospiti, ai nostri residenti, le particolarità del formaggio Asiago, della sua produzione, perché produrremo proprio il formaggio Asiago nella piazza di Asiago e creeremo anche tutta una serie di eventi collaterali che andranno ad impreziosire la serata. Sarà un po' la notte bianca dell'Asiago, diciamo, un evento turistico, un evento di richiamo per chi intende svolgere una serata alternativa nel nostro splendido territorio. Sì, che poi proprio di splendido territorio si può parlare, perché credo che in questo territorio, dottor Rigoni, non manchi proprio nulla anche come turismo, perché voglio dire, basta solo citare anche un nome che è Rigoni Stern, se vogliamo, ma poi il turismo storico, il turismo enogastronomico, insomma è una terra che credo offra veramente qualsiasi cosa. Questo è vero, io parlo di Rigoni Stern sempre molto volentieri, perché è colui che meglio ha saputo descrivere, certo, le bellezze del nostro territorio e la sua tragedia vissuta durante il primo conflitto mondiale. Noi lo ricordo, siamo stati completamente rasi al suolo durante la prima guerra mondiale, la popolazione fu costretta ad emigrare verso altre località in un periodo triste, diciamo, della nostra storia, e quindi abbiamo molto da offrire ai nostri ospiti sia in termini storici, in termini paesaggistici, soprattutto in una chiave di integrità ambientale che ancora rappresenta la straordinarietà della nostra offerta e che comunque diventa fortemente appetibile nei confronti di chiunque voglia conoscere il territorio. Sì. Quest'anno noi addirittura abbiamo allestito una serie di escursioni guidate, proprio perché il turista chiede sempre più di venire a contatto con il territorio, cioè la riscoperta di un ambiente integro dove l'ecosistema è pressoché naturale ed è assolutamente incontaminato ed ancora in uno stadio di assoluta assenza di condizionamenti derivanti dall'opera dell'uomo. Ecco, quindi questo è certamente un aspetto importante della nostra storia,
che è stata salvaguardata dalla, come dire, dalla sensibilità, anche grazie quindi alla sensibilità di chi ha amministrato fino ad oggi il territorio. Sì, indubbiamente, che poi tra queste escursioni c'è anche proprio un itinerario legato ai luoghi della Grande Guerra, no, dottor Rigoni? Sì, grazie ad una legge dello Stato abbiamo ottenuto cospicue risorse per restaurare i manufatti bellici, forti, le antiche trincee, quindi i camminamenti, e quindi c'è proprio un museo all'aperto dove il turista può conoscere gli spazi dove si sono svolte queste battaglie ed avere anche un contatto reale con l'ambiente che ha contraddistinto un periodo purtroppo tragico della nostra storia. Sì, direi proprio di sì. Che poi c'è anche, insomma, di cose, io credo, dottor Rigoni, nel territorio dell'Altopiano ce ne siano veramente tantissimi, però le cose magari più curiose che si possono citare è sicuramente magari anche il villaggio preistorico o l'archeo percorso, che mi sembrano delle cose che magari uno non si aspetta di poter trovare, no? Sì, il territorio è molto vasto perché noi siamo un comprensorio di 8 comuni, abbiamo moltissime altre possibilità di svago e soprattutto di arricchimento anche culturale. C'è un archeo percorso del Bostel in comune di Rozzo, ci sono i graffiti della Valdas per intenderci, che testimoniano una storia veramente molto ricca che passa anche attraverso la storia della reggenza di 7 comuni e quindi questa confederazione di questi comuni che formavano uno Stato paragonabile in termini di poteri ed autonomie a quello che oggi è lo Stato di San Marino, per intenderci. Quindi questo grazie a tutti i benefici che l'Altopiano determinava per la Repubblica Serenissima in termini di legnatico, in termini anche di braccia per le battaglie sì, che venivano condotte con queste navi e che richiedevano sempre più uomini, e soprattutto gli uomini della montagna che venivano verso il mare, garantivano certamente quella forza, quella particolarità che magari gli uomini della pianura non sapevano sì, dare, perché i nostri tratti somatici sono diversi rispetto a quelli sì, di chi vive in pianura, proprio per le difficoltà che contraddistinguono il vivere in montagna, ecco. Decisamente sì. Beh, visto che, dottor Rigoni, siamo per radio, mi sembra anche dopo fare un cenno al Museo dei Cuchi, visto che racchiude la più grande collezione al mondo di strumenti popolari a fiato, giusto? Sì, anche questo si trova a Cesuna, in comune di Rovana, ed è anche questa un'attrazione interessante, proprio perché è associata ad una manifestazione che viene svolta il 25 di aprile in occasione della celebrazione di San Marco nel comune di Canove, quindi nel comune di Roana, quindi frazione di Canove. Certo. E a fianco questo, ecco, io vorrei anche ricordare la particolarità del lavoro che viene svolto dagli astronomi dell'Osservatorio Astrofisico esatto, di Asiago, che stanno svolgendo un'attività particolarmente intensa nella divulgazione, proprio perché noi siamo sede dell'Università di Padova, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, abbiamo un'interessante attività divulgativa che riguarda anche questo aspetto dell'ambiente, quindi il cielo, le stelle, motivo per cui noi quest'anno il 20 di agosto allestiremo la Notte Nera, che è ormai giunta la quinta edizione, in cui noi spegneremo tutte le luci del centro cittadino e creeremo tutta una serie di eventi legati al buio, al fuoco, alla luce naturale. Che meraviglia! È un evento molto suggestivo che ha riscosso particolare successo negli ultimi anni e ha richiamato migliaia e migliaia di persone. Quindi la programmazione di quest'anno è sicuramente molto ricca e cercheremo di far fronte alle esigenze di tutte le fasce d'età con eventi destinati ai giovani, ai bambini, gli eventi culturali che come sempre contraddistinguono il nostro calendario di manifestazioni che risponde a tutte le fasce d'età e tutte le esigenze. Ecco, questo è anche un motivo di soddisfazione, proprio perché gli sforzi dell'amministrazione e del consorzio che io presiedo sono tutti nella direzione di un'implementazione della domanda turistica, e in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un consistente aumento delle presenze, degli arrivi turistici, soprattutto nel periodo estivo. Questo è segnale di come il nostro territorio sia sempre più appetibile anche in chiave di rapporto qualità-prezzo.
Direi proprio di sì. Bene, quindi insomma abbiamo parlato di questo altopiano meraviglioso e del suo cuore pulsante che è comunque Asiago, dove ci saranno questi due appuntamenti davvero strepitosi: la notte Asiago fissata quindi per il 6 di agosto e la notte nera, anche questo secondo me è un evento assolutamente da non perdere, invece per il 20 di agosto. Sì. Dottor Rigoni, io la ringrazio veramente tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, quindi ci vedremo insomma sicuramente il 6 di agosto e il 20 di agosto ad Asiago. Grazie infinito. Grazie. Grazie anche agli ascoltatori. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.